City Report. Ed ecco qua, dall'alto potete vedere tutto il cortile della struttura. Qui di fronte un'altra struttura immensa completamente dismessa. Laggiù potete vedere il nostro caro Tullio che si sta avventurando nel cortile della cartiera. E la natura che ormai la fa da padrona. Ecco la classica situazione che abbiamo visto in tantissime aree dismesse, sono i tombini scoperchiati, comunque la ghisa si può vendere, sotto c'era qualcosa da recuperare, sono pericolosissimi e sono potenziali anche trappole durante le ore più scure e niente, procediamo per di qua. Qua notiamo l'ennesimo tombino scoperchiato, in questo caso è stato anche coperto con le sterpaglie, sperando di far cadere dentro qualche avventore durante la notte sicuramente. Ed ecco qua un fantastico cartello dei lavori in corso con dei buchi di proiettile, signori. Guardate bene, fai zoom Paolo, che è una cosa veramente interessante. E vabbè, qua le domande che possiamo porci sono tante. Andiamoci a vedere un attimino l'altro pezzo qua della Fabriano Cartiera di Peschiera. Bene. Un bello spazio molto grande. Beh, diciamo che c'è parecchia schifezza, graffiti. Vediamo dei mobili in fondo. Paradiso apocalittico qui, direi. C'è la bella scritta in fondo, il futuro è in mano ai deboli che si sono fatti coraggio. Comunque avevamo già guardato, sappiamo già tutti i pericoli, come sempre vi diciamo. Mi raccomando, evitate sempre di emularci, perché se non avete un po' di capacità eccetera potreste avere dei problemi. Ma che dire, sicuramente uno spazio che potrebbe essere valorizzato in qualche maniera e non lasciato così. Tanto guardate, hanno messo i bancali per passare da una parte all'altra. Ecco qua, estintori mobili completamente vuoti. Poi cosa abbiamo qua? Mobili di ogni tipo. Altri tombini scoperchiati. Ecco qua tutto il necessario per costruire gli scaffali, sia la parte in metallo che in legno, che era tutto nuovo e non è mai stato utilizzato ed è rimasto qua chissà da quanto. Da queste immagini potete vedere che la struttura è veramente immensa, è veramente enorme, corridoi lunghissimi, ci stiamo anche stancando a girarla tutta, è uno spreco veramente importante, possiamo dire solo questo. Ulteriori scritte sataniche, il classico 666 che ormai vediamo ovunque, in questo caso è stato anche cancellato. E questa è una struttura molto grande. Ed eccoci, un altro pezzo della struttura, per la miseria, molto grande, per ora disabitata, fortunatamente disabitata. Qui si può entrare da ogni dove, è tutto stato spaccato, è tutto stato aperto. Un altro graffito sul cancello,
Questi graffiti hanno anche un senso, sono meglio di quei scarabocchi che abbiamo visto prima nelle precedenti proprietà. Ed ecco qua, eccoci qua al centro del capannone, dove possiamo trovare in ordine forni a microonde, stampanti, passeggini per bambini, ruote, un bellissimo cofano di qualche auto che non sappiamo come sia finito qua dentro. Che altro? Bombole del gas là in fondo. E lasciamo a voi le domande. Beh, diciamo che abbiamo trovato una bella giornata per venire a fare questa passeggiata, nonostante febbraio e giorni di merla. Incredibile. Spazi così belli totalmente abbandonati. Ludovica Pagani, succhia i telecomandi, pagatemi. Ennesimo stanzone del capannone, qua si sono veramente divertiti anche mettendoci anche dell'impegno e delle forze a distruggere tutto il cartongesso per poter passare dall'altra parte. E qui c'è un'uscita dall'altro lato. Non fumare, solito cartello, va bene, non fumeremo, anche se non mi sembra questo il grosso problema della struttura. Tavolini, un po' di schifezze varie e passiamo al sole qui. Nasce un fiore per ogni sbirro che muore. Questo deve essere anche fresco, è proprio fatto bene bene. E oggi riprendiamo anche il nostro Paolo Rusconi con la sua cam. Non salire, Messi. Sicuro? Lascia perdere. Ma che tranquillo. Puoi salire? Dai. Ma io ne ho vista una molto meglio. Vai tranquillo, che da qua in poi è pulito. Ah, sì. Quella era più carina. Ok, ok. No, ma il tetto sarà lo stesso. Eccoci qua. Eccoci qua. Ok. Bagni, docce. Sì, sì, sì. No, no. Ara. Io intendevo. Intendevi una, ok. Però, sì. Sì. Ci sta. Interessante come luogo. Sì. Dobbiamo scendere, non è questa. Te l'ho detto, questa è un'altra situazione. Un'altra, sì, spogliatoi, bagni. Aspetta che mi sposto, sì, che... Sì. C'è il nostro cane, la ufficiale. Sì, sì. Dobbiamo scendere qua. Non diamogli troppo peso.
compagno Hermes che salirà qua sopra. Adesso prossimamente ci doteremo di una bandierina, quando andiamo nei posti mettiamo fuori la bandierina. Siamo passati di qui. Fra l'altro, quello che io intendevo prima come pozze d'acqua, le vasche, te le chiamavo, vedi che sono piene d'acqua, ma ce ne sono ancora di più grosse, guarda qua, una semipiscina. L'ho già ripresa con la camera, però era giusto per fare... Questa è un'altra, ce n'è un paio, vabbè, il tetto è sfondato, si sale da qua. Bene, io ti lascio andare. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Studio, parla vicino alla macchinetta. Ok, ed eccoci qua. Vediamo un po'. No, non mi fido di nessuno, solo di me stesso. Ok, qua c'è da fare molta attenzione perché ci sono buchi a terra ovunque. Ok, ottima visuale dall'alto del capannone. Qua è stato rimosso tutto, ci sono buche ovunque. Ok, diciamo che è abbastanza inesplorato qua sopra. A parte qualche graffito. Ok, e da qua una visuale della desolazione di ciò che rimane della Fabriano. E questo è il piano sopra che sta visitando Hermes con la telecamerina. Ci sembrava sprecato andare tre sopra, fare peso, eccetera. Cerchiamo sempre di lavorare nelle maggiori condizioni di sicurezza possibili. Bene. In esclusiva per oggi chiederemo al nostro cameraman cosa ne pensa. Non lo vedrete in faccia, ma sentirete la sua voce. Paolo Rusconi, anche oggi grande esplorazione qui alla Fabriano di Peschiera Borromeo. Che te ne è sembrata? Tanto immobile abbandonato, inutilizzabile, da senz'altro sistemare, da bonificare, visto che c'era una sua cartiera, e tanto spreco. Ecco, la mia domanda invece poi segue questa, è una struttura tutta aperta, fruibile da chiunque 24 ore su 24 con spazi immensi, non dovrebbe essere segnalata non solo come degrado ma come problema di sicurezza? Dovrebbe essere segnalata come degrado, come sicurezza e anche murata, perché qui qualcuno può entrare e fare qualsiasi cosa a qualsiasi persona, non oso neanche pensare cosa può capitare qui dentro. Tra l'altro abbiamo trovato dei passaggi in botola sotterranea che non è più il periodo degli anni 70-80 i sequestri, ma signori, se qui volete sequestrare qualcuno è il posto migliore, cioè è difficilissimo anche da entrati riuscire a ritrovarsi nelle varie stanze. Poi facciamo un altro discorso ancora, ci sono persone che entrano nei luoghi abbandonati eccetera, quella, ma diciamo che trovano un certo problema, magari passaggi stretti, muri da saltare, noi non li facciamo quelli, però comunque ci sono. Qui addirittura si può entrare con le macchine, abbiamo visto anche pezzi d'auto dentro. Sì, abbiamo visto fuori anche un furgoncino bruciato, sembra quasi uno di quelli che vendono panini. E quindi ci si può entrare, abbiamo visto i cancelli aperti. Ci sono pezzi d'auto, cofani, ruote, bombole del gas, tutto come sempre. E quindi anche inquinamento e problemi, visto che abbiamo il green, la moda del green, qui di green ci vediamo ben poco. Il nostro amico Hermes non lo sentiamo più, sta scendendo, eccolo lì.
Chiaramente vedrete una differenza d'immagine tra quelle fatte dal cameraman a quelle che facciamo noi con la body, ma è normale. Abbiamo due qualità diverse. Di prima botta Hermes che è stato sopra. Che cosa serviva quel pezzo sopra secondo la tua idea e come l'hai trovato? Beh, erano, penso, uffici, sono stati rimossi completamente tutti questi pezzi in acciaio, quindi è veramente pericoloso, c'è da stare molto attenti, e per il resto graffiti, desolazione, distruzione, nulla ecco. Più. Perfetto, noi vi stiamo completando il monitoraggio anche di queste mega proprietà abbandonate ormai da tempo immemori. Anche perché non ci vogliamo mai dimenticare che qui in questa struttura già ci è scappato un morto. Quindi mi raccomando, come dico sempre, non imitateci, non seguiteci, soprattutto non venite quando le luci diventano basse, eccetera, perché tutti i tombini sono stati scoperchiati, c'è possibilità di farsi male dappertutto. Quindi mi raccomando ragazzi, io non voglio avervi sulla coscienza, Hermes nemmeno. Insieme a Paolo Brusconi ci avviciniamo verso l'uscita, andiamo. Ecco, Paolo Brusconi con la sua camera sta riprendendo altri pezzi di auto smontati qua dentro, in questo caso un retrotreno, ma c'è tantissima roba. Fra l'altro, come avete visto dalle immagini, ci sono dei cartelli stradali con dei buchi di 6,75, quindi molto pericoloso questo posto per vari motivi che non osiamo neanche immaginare, ma pensate voi con la vostra fantasia, li beccate tutti. No, usciamo dritti di qui, ok? Dici dritto. Bene. È respirabile qua dentro l'aria. E anche oggi dalla Fabriano di Peschiera Borromeo, cartiera Bettola, ce ne andiamo, abbiamo finito. Vieni Hermes, usiamo questo furgone Panini che abbiamo trovato qui. Aspettatemi, aspettatemi! Un saluto a tutti da Tullio Trapasso, Hermes, Paolo Brusconi, alla prossima, seguiteci, City Report. City Report!